rendere un servizio più efficiente, riavvicinare l'azienda al cittadino, puntare alla raccolta differenziata porta a porta e poi un impegno fisso e costante per la discarica, sono le sfide che l'ingegnere Gaetano Nacci, nominato amministratore unico dell'Amio di Trani, è pronto ad affrontare. Si è presentato in questo modo nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la sala giunta del comune il neo amministratore della società che svolge in città il servizio pubblico di igiene ambientale gestione dei rifiuti. Inizieremo dall'acquisizione delle informazioni di base poiché oggi è come il primo giorno di scuola per cui ho bisogno proprio di conoscere nel dettaglio lo stato dell'arte anche se qualcosa già qualche informazione eh, l'ho acquisita. Dopodiché inevitabilmente eh, prima di tutto l'acquisizione di mezzi e attrezzature, dopodiché faremo un dimensionamento analitico del fabbisogno sulla base di quello si parte. I tempi saranno sicuramente brevi, io mi sono permesso di dire a qualche amico che lavora in agenzia regionale alla quale sono state delegate correttamente le gare, che da domani saranno il loro peggiore incubo, poiché richiamerò tre volte al giorno per sapere a che, tempo, a che punto sono le procedure che riguardano il comune di Trani. E a spiegare le motivazioni in merito alla scelta dell'ingegnere Gaetano Nacci, quale amministratore unico di AMIU, è stato il sindaco di Trani, Emedeo Bottaro avendo rivestito diversi ruoli eh, manageriali, eh, avendo praticamente competenze specifiche nel settore, anche quindi non soltanto nella gestione eh, di società che si occupano quindi di eh, raccolta e spazzamento, ma anche nell'ambito di quelle che sono praticamente le discariche, le messe in sicurezza delle discariche, quindi obiettivamente era il curriculum eh, che eh, ci ha soddisfatto, a lui un compito sicuramente non semplice, quello assolutamente di rilanciare un'azienda e soprattutto lasciatemelo dire eh, finalmente arrivare alla raccolta differenziata porta a porta. Nomina dell'ingegnere Gaetano Nacci giunge a seguito delle dimissioni rassegnate il 30 ottobre scorso dall'ex amministratore unico di Amio Alessandro Guadagnuolo. Una vicenda che ha innescato reazioni e malumori. È un matrimonio che finiva per diversi motivi, anche di natura economica. Se ricordate bene, l'ho detto in tempi non sospetti. Da qui una richiesta. Eh, risarcitoria, però lasciatemelo dire, eh, saranno i professionisti, sarà anche il nuovo amministratore a doversene occupare, eh, è passata in giro la voce di pesanti richieste risarcitorie? Assolutamente no, anche perché mh... Diciamo che lasciatemelo dire, eh, io ho nominato Guadagnuolo cinque mesi fa, in cinque mesi credo che grandi inerzie, grandi contestazioni nei confronti del socio difficilmente potrebbero essere fatte, quella nomina ricordo a tutti essere stata accettata senza riserve.